Costeggiando grossi furgoni sulla riva Sir John Rogerson, Mr. Bloom camminò posatamente oltre Windmill Lane, la ditta Lesk produttrice d'olio di semi, l'ufficio delle poste e telegrafi. Avrei potuto dare quell'indirizzo anche. E oltre la casa di riposo dei marinai. Si staccò dai rumori mattutini del lungo fiume e imboccò Lime Street. Presso le case popolari di Brady, un garzone di conceria indugiava con la secchia dei cascami al braccio, fumando una cica masticata. Una bimbetta coi segni di un eczema sulla fronte lo occhieggiava, reggendo incurante il suo malconcio cerchione di botte. Dirgli che se fuma non crescerà, ma fumi pure, la sua vita non è poi un letto di rose. Aspettare fuori dalle osterie per riportare a casa papà. Torna a casa da mamma a papà. Ora morta, non ci sarà molta gente. Attraversò Townsend Street, oltrepassò il volto accigliato della cappella di Bethel. El, sì, casa di Aleph, Beth e oltre Nicol, l'impresario di pompe funebri. È alle 11, c'è tempo. Scommetto che Corny Keller si è accaparrato quell'affare per O'Neill. Canta con gli occhi chiusi, melenso. Ho incontrato giù nel parco una ragazza, là nel rezzo, che sollazzo, pizzardone. Diede allora il suo nome e l'indirizzo con il mio trallallero trallallà. Certo che se l'è accaparrato. Seppellirlo a buon mercato in un come si chiama con il mio trallallero, 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 trallallà. In Westland Row si fermò davanti alla vetrina della Belfast and Oriental Tea Company e lesse l'etichetta dei pacchetti di Stagnola. Miscela scelta, qualità sopraffina, miscela per famiglie, piuttosto caldo. Tè, bisogna che ne prenda un po' da Tom Kernan. Non potrei chiederglielo al funerale, però. Mentre i suoi occhi seguitavano a leggere, blandamente si tolse quieto il cappello, inalando l'odore di brillantina, e si passò la mano con lenta grazia sulla fronte e sui capelli. Mattinata molto calda. Sotto le palpebre abbassate, i suoi occhi trovarono il fiocchetto sulla banda interna di cuoio del migliore dei cappelli. Proprio là. La destra scese nel cucuzzolo del cappello. Le dita trovarono subito un cartoncino infilato dietro la banda e lo trasferirono al taschino del pacciotto. Che caldo! Fece scorrere la destra ancora una volta, ancora più lentamente. Miscela scelta, le più fine marche di Ceylon, l'estremo oriente. Bel posticino deve essere, giardino del mondo, grandi foglie, pigre da galleggiarci sopra, cactus, prati fioriti, liane serpentine le chiamano. Chissà se è proprio così. Quei singalesi che oziano al sole in dolce far niente. Non alzano un dito tutto il giorno, dormono 6 mesi su 12, troppo caldo per arrabbiarsi, influsso del clima, letargo. Fiori dell'ozio, si nutrono d'aria, azoti, serra all'orto bucanico, sensitive, ninfee, petali troppo stanchi per mal della nona nell'aria, camminare su petali di rosa, figurati un po' a mangiar trippa e zampetto di manzo. Dov'era quel tale che ho visto in fotografia da qualche parte? Ah, nel Mar Morto. Galleggiava sulla schiena leggendo un libro con ombrello aperto. Neanche a volere si affonderebbe, così densa di sale.
perché il peso dell'acqua, no, il peso di un corpo nell'acqua è uguale al peso del, o è il volume che è uguale al peso? È una legge del genere giù di lì? Benz al ginnasio faceva schioccare le dita insegnando il corso di studi con lo schiocco. Ma cos'è poi il peso quando si dice il peso? 32 piedi al secondo, legge di gravità, al secondo, cadono tutti al suolo. La Terra è la forza di gravità della Terra, ecco cos'è il peso. Si voltò e attraversò svagato la strada. Come camminava quella con le sue salsicce? Pressappoco così. Camminando, tirò fuori dalla tasca laterale il Freeman piegato. Lo aprì, lo arrotolò a mo' di bacchetta e cominciò a batterlo sui pantaloni a ogni passo svagato. Aria di noncuranza. Giusto una capatina. Al secondo per ogni secondo. Questo vuol dire. Dal marciapiede lanciò uno sguardo scrutatore attraverso la porta dell'ufficio postale. Ultima lavata, impostare qui. Nessuno, entriamo. Porsi il cartoncino attraverso la grata d'ottone. Ci sono lettere per me, chiese. Mentre la ragazza cercava nella casella, egli guardava il manifesto per il reclutamento con soldati di tutte le armi imparata e teneva la punta della sua bacchetta contro le narici, odorando la carta di giornale stampata di fresco. Nessuna risposta, probabilmente, spinto troppo in là l'ultima volta. La ragazza gli rese attraverso l'inferriata il suo biglietto con una lettera. Ringraziò e dette una rapida occhiata alla busta dattiloscritta. Henry Flower Esk, fermo posta, ufficio postale West Andrao, città. Comunque aveva risposto. Si infilò in tasca il biglietto e la lettera, passando in rassegna di nuovo i soldati in parata.